Benvenuti a Cooking in Tuscany. Oggi vi preparo la ribollita, quella che nel resto d'Italia viene chiamato il minestrone. Raggiungo Francesca giù nell'orto di Foggia Santi. Francesca è la regina del nostro potager. I porri, il cavolo nero, questa è una cosa che ci vuole per forza. Broccoli, Francesca? Ah! Eh sì, con un po' di ribollita. Stasera ti lascio il cesto. Si riempie. L'orto ci nutre e nutre anche il nostro ristorante. E provvedo, ovviamente il ristorante va e segue la stagionalità dell'orto con tutto quello che si può conservare, tipo la zucca che dura tutto l'inverno e anche le coltivazioni, la bietola che c'è tutto l'anno, cavoli ovviamente, c'è il cavolfiore, le verze, i broccoli, cavolo nero, indispensabile nel minestrone toscano. E il cavolo nero viene coltivato quasi strettamente in Toscana. È solo una foglia, ha un sapore molto forte, un sapore di cavolo molto acuto. L'orto da noi non è mai fermo, perché si ripiantano via via i nuovi piantini e si riesce a averlo, non scendendo mai sotto zero, si riesce sempre ad avere una produzione. Come arriviamo a gennaio abbiamo delle piccole serre dove iniziamo a seminare le vecchie sementi di pomodori, di vecchie varietà di zucchino, cerchiamo di coltivare in particolar modo un po' per scelta, un po' anche per conservare queste particolari piante del territorio. Cerchiamo di coltivare da noi e fin dal seme le nostre produzioni. E quando si arriva a fine febbraio sono pronte e vengono messe in campo. Da noi ormai a fine febbraio non abbiamo più il gelo, si può cominciare a avere la produzione, prepararsi per la produzione estiva anticipata. Poggio Santi è un'azienda biologica e questo è fondamentale in particolar modo nell'orto, perché è la prima produzione di cui possiamo approfittare proprio nel biologico. Il biologico è ricreare quelle condizioni naturali per cui la pianta vive bene e ci sono delle particolarità, ci sono per esempio uno dei sistemi che si attuano nel biologico è la consociazione. Perché ci sono delle piante che, stando vicine, creano delle agevolazioni l'una all'altra, delle forme di simbiosi. Per esempio c'è la carota, che quando viene messa vicino a tutte le, tipo il porro, la cipolla, eccetera, evitano di fare arrivare la mosca, per esempio, del porro, che è un insetto che si entra qui all'interno del porro e crea delle nervature che poi tendono a marcire in particolar modo in inverno. La consociazione con la carota evita questo, per cui quando si semina si mettono queste piante vicine. Gli ortaggi tipici di questa zona sono tanti. La loro origine viene proprio dal fatto di avere un clima molto mite. E questa è veramente considerata una zona di primizia in tutta Italia, la Val di Cornia. E in pieno inverno si coltivano tanti spinaci, carciofi, cioè il carciofo violetto, che è una pianta molto pregiata. Possiamo coltivare quello che vogliamo veramente, in anticipo sulle altre zone. Questa è una ricchezza per la nostra zona e per i mercati. Normalmente fine agosto e primi di settembre abbiamo una varietà di fico, per esempio, che questa è una zona dove i fichi sono spontanei. E c'è una varietà di fico che serve apposta per farlo seccare. E normalmente il giorno viene messo in delle ceste al sole e tende a seccare, poi la notte si rimette. Una volta me ne sono dimenticata e noi lasciamo gli asini fuori spesso e volentieri perché ci piace vederli intorno a casa.
e l'asina, io ero a letto e sento camminare nel selciato qui di pietra di casa l'asino, gli zoccoli dell'asina. E faccio, immediatamente collego ai fichi che non avevo rimesso, e dico a Dominique, gli dico: "Ach, Babette è qui in mezzo alla notte." E Dominique mi fa, perché aveva sentito che i passi erano già che andava via, e mi fa: "È troppo tardi." E ci siamo riaddormentati e è eccesso di questi fichi che erano un mese che si mettevano dentro, fuori, fuori, dentro. Niente, ha mangiati tutti l'asina. Ecco le verdure che ci ha portato Francesca dal nostro orto: la bietola, l'indispensabile cavolo nero, la verza, il porro, la cipolla, la zucchina, la carota, il prezzemolo, le patate e i pomodori ciliegini, il nostro pane toscano e i fagioli. I fagioli cannellini li abbiamo messi a bagno e devono stare a bagno per circa 24 ore e poi, una volta che si sono gonfiati, che sono rinvenuti, si lessano per avere questo risultato. Incominciamo a pulire le verdure. La prima verdura che puliamo è la cipolla, che è la base della ribollita. Una cosa certa è questa: ogni volta che taglio la cipolla mi commuovo. Il porro, le carote, le patate, la bietola, che è una verdura di questa stagione, dà al minestrone quel tocco di acidità, il cavolo nero invece ha quel tocco erbaceo e un po' amaro. La verza apporta la sua dolcezza, il sedano che dà quel tocco di selvaggio, i ciliegini ai quali faccio soltanto un'incisione e un po' di prezzemolo. Il minestrone, la sua base, è già pronta. Abbiamo portato tutte le nostre verdure in cucina e facciamo il minestrone. Iniziamo col mettere l'olio del Poogio in questa bella pentola. Aggiungiamo le aulenti cipolle. Aggiungo anche i porri. E poi uno alla volta aggiungeremo tutti gli altri ingredienti. Aggiungo il sedano, aggiungo le carote. Quel che entra nel naso è incredibile. Non è che mettiamo le verdure a caso nel minestrone, si parte con un ordine preciso. Poi si mette la carota e il sedano, che hanno un punto di cottura più lungo. Poi metteremo le patate tra 2 minuti. Saleremo, a quel punto le verdure rilasceranno i loro liquidi, metterò le verdure a foglia larga, la verza, il cavolo nero e la bietola, i pomodori ciliegini, le zucchine in ultimo e, quando tutto sarà ben caldo, metterò il liquido di cottura dei nostri fagioli cannellini. Ma vedrete come. Sentite come si chetano, l'acqua è fredda. E ora passiamo, il bollore è ripartito, e passiamo i fagioli, come avevamo detto. Questa azione, questo purè che entrerà nel minestrone, gli conferirà un'ulteriore densità, fino a quando tutte le verdure si saranno quasi
sciolte, proprio completamente amalgamate l'una con l'altra. A quel punto aggiungeremo le fette del nostro pane toscano tagliate sottili, faremo spiccare nuovamente il bollore e la ribollita sarà pronta. Ribollita, appunto, una volta bolle, mettiamo il pane e ribolle. Sono almeno 6-8 porzioni. Ce ne prepariamo due in una piccola casseruola. Ci aggiungo le fette del pane. La nostra ribollita che prende corpo. Ed ecco qua. Abbondante olio e una cipollina fresca. Buon appetito!